Creative Clusters, percorsi di economia creativa. E questo è il progetto lanciato da Campania Innovazione, l'Agenzia Regionale per la Promozione e la Ricerca. In collaborazione con il CIRE e con il DAC, l'Agenzia Regionale ha organizzato all'interno del CIRE, nella Sala Pascale, un evento nel corso del quale è stato presentato il concorso e le modalità di partecipazione che consentiranno la selezione di 10 migliori idee proposte nel campo del settore aerospaziale che nel corso dello sviluppo saranno supportate dai servizi e dalle strutture messe a disposizione dal Centro di Ricerca Aerospaziale di Capua, con l'obiettivo di realizzare nel corso dello sviluppo del progetto delle vere e proprie start-up che si presenteranno sul mercato offrendo grandi opportunità anche di lavoro per giovani ingegneri e progettisti in questo settore. Vi proponiamo nel corso del nostro servizio alcuni degli interventi che nella mattinata si sono susseguiti nel dibattito e i contributi per approfondire i contenuti e le modalità di attuazione del concorso promosso da Campania Innovazione. Una cultura orientata proprio alla produzione di idee, cioè una cultura molto, molto creativa. Siamo meno bravi forse nel fare sistema e di far sì che queste idee non restino nel cassetto ma diventano delle realizzazioni pratiche. E quindi ben vengano giornate come queste, stimoli anche e soprattutto ai giovani che opera nel settore del retrofit dei sistemi aerologici della General Aviation, e abbiamo già fatto un aggiornamento con loro per cercare di innovare e realizzare attraverso di loro dei nuovi prodotti di alloggio per la General Aviation, che sperimenteremo negli Stati Uniti, nel mercato statunitense, e che poi cercheremo di portare qui in Italia per una commercializzazione in Europa. Quindi ben vengono anche iniziative che tendono a sfruttare queste azioni che ci hanno messo in campo e che già l'anno prossimo porteranno più frutti, e se c'è un tessuto ricettivo a livello della regione Campania potrebbero anche nascere delle nuove imprese per la produzione e la commercializzazione di interdisciplinare, contaminazione culturale. Noi siamo convinti che un altro valore aggiunto potrà essere dato appunto dal mettere insieme una serie di culture differenti che operano su uno stesso tema. Per esempio il tema dell'aerospazio, quindi mettere insieme culture di ingegneria con culture di fisica, matematica, chimica, medicina. Penso che va al direttore generale del CIRA e dal professore dell'università e poi del vice grande di Milano per cui c'è stata un'azione fondamentalmente di scala dell'innovazione che è stata fatta a pubblico, poi ci sono state una serie di altre attività fatte da vari operatori. Ora noi tutti questi operatori che sono appunto agenzie regionali, sono parti scientifici e tecnologici, sono università, sono anche soggetti privati, sono soggetti misti, li abbiamo aggregati all'interno di un progetto che è stato istituito con legge regionale nel 2013, che si chiama appunto Rete Regionale degli Incubatori. Questo progetto nasce anche in linea con quanto fu disposto all'epoca dal precedente governo attraverso la task force, che avviava una rigenerazione, una strategia verso gli incubatori da certificare e ovviamente obiettivo a sostenere questa. Quindi la regione ha voluto in qualche modo farsi un suo modello, è diventata legge. Un coach mentor che sarà affiancato al progetto proposto, ci saranno ovviamente anche degli esperti che faranno in qualche modo un sostegno alla valorizzazione e alla proprietà intellettuale, e poi ci sarà un rapporto molto intenso con tutto quello che riguarda la finanza, sia due fondi che operano sul nostro territorio, l'Ertis o Atlante Venture, abbiamo un accordo con alcune banche tra cui Unicredit, abbiamo messo in piedi il Banca Pana, che sarebbe il Business Angels Network, ci sono dei manager, creditori che sono disposti a valutare proposte. Infatti noi a gennaio una serie di proposte che abbiamo in qualche modo selezionato nei primi creati saranno sottoposte a questi business angels per una loro eventuale
finanziabilità. Quindi questo è Gigi, fammi sapere se si sente, prima che faccio brutte figure. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché è molto bello e incoraggiante vedere questa sala con tanti posti occupati, una giornata che è abbastanza di presentazione, abbastanza specialistica. E quindi cercherò di essere breve, però io alcune cose le devo dire e non voglio deludere Leo. In genere dico esattamente quello che ha detto lui, cioè parlo dell'importanza dello sviluppo della conoscenza e dell'innovazione per sostenere l'impresa, ma dato che ne parlo sempre, stavolta vorrei dire qualcosa di diverso. Ieri c'è stata a Napoli una conferenza molto importante organizzata da Confindustria Campania, alla presenza di membri del governo, di una platea piena di imprenditori, ma anche di portatori di interesse, ed è stata l'occasione per riflettere su due cose significative per capire che insieme una serie di azioni possono contribuire a invertire questo paese, è al 9,2%, la metà di quello che è nel resto del paese, ed è lontano dall'obiettivo del 20% che l'Europa si è data come obiettivo dei prossimi anni, cioè sembra di assistere a riflettere. Dobbiamo riflettere ancora su qualche dato negativo, come ad esempio quelli della disoccupazione e dell'emigrazione dei giovani, perché sono dati che io trovo veramente straordinariamente preoccupanti. Vede, nei prossimi 50 anni, ci diceva ieri il Presidente Graziani, il Sud perderà 4,2 milioni di abitanti e il Nord ne guadagnerà 4,5. In Campania il PIL non possiamo assistere inerti davanti a tutto questo, bisogna darsi da fare, il settore aerospaziale sta dimostrando grandi capacità di organizzarsi e darsi da fare. Le imprese di questo territorio stanno investendo continuamente nella innovazione, non sono solo le imprese che hanno alle spalle le grandi tradizioni dell'aerofera, come si chiamava, o delle officine Romeo, che sono cose importanti. Certamente dobbiamo sfruttare meglio i laboratori, le competenze, ma è già un buon livello, migliore che in altri posti. Io quello che bisogna invece fare è pretendere che ci siano politiche chiare, di lungo respiro, e che non si aspetti 2 o 3 anni per sapere se un progetto di innovazione è finanziato oppure no.